che vai in uno stadio di Serie A contro una squadra che in ogni caso ha una grande tradizione, però l'atteggiamento nostro deve essere sempre di chi, conoscendo appunto la qualità dell'avversario, prova anche a fare cose per portare a casa, se possibile, qualcosa. Cioè noi andiamo là non per fare un'amichevole, per fare una partita come si deve, sapendo che è difficile, che è molto difficile, però provando anche a fare le cose nostre e vedere come funzionano le cose nostre anche con un avversario certamente di livello superiore. È una partita dove userò anche per nel caso vedere qualche ragazzo che ho visto un pochino meno, ma senza snaturare completamente la squadra e la rosa. Poi non parte Monaco perché è ancora febbricitante e non parte Del Prete, perché nel nostro modo di avvicinarlo alla squadra pensiamo che sia giusto dargli anche una settimana piena per la prossima partita. Cioè, ha giocato dopo tanto tempo, tra viaggio, è giusto che recuperi bene, quindi poi dopo al ritorno torna a lavorare con la squadra. Il resto, se non sbaglio, sono tutti convocati adesso. Due volte squalificato. Boh, mi sembra basta. Abbiamo sto vantaggio all'Udinese. Manca, giocherà Colombato e Bianco mezzala destra. Gli altri due, più o meno, Cerri, Zanon e poi portando sempre Antonio. Mi sembra basta. E Paiak a sinistra, ecco. Sì. Questa volta non succederà mai più. Succede solo se andiamo a Napoli. Sì. Che affrontano le squadre di Serie A, cioè nel senso che probabilmente Ma le trovano in un periodo, non credo noi. Perché io ho visto le formazioni del Cagliari e della Spal erano rimaneggiate. Dalle parole di Oddo ha detto che non giocheranno quelli che stanno meglio e credo che poi anche normale, nel momento in cui c'è un cambio di tecnico, usare una partita per preparare bene una sfida come quella che loro aspetta, che quella col Crotone, faranno una partita importante, perché poi anche non mettersi in mostra col nuovo tecnico, quindi non credo che troveremo lo stesso tipo di situazione che sono state fatte in altri campi, però non vuol dire che noi non dobbiamo fare la partita, noi dobbiamo fare le nostre cose, con l'attenzione che va ancora di più aumentata, però sapendo che è un'altra opportunità per crescere, per andare a sviluppare delle cose che magari iniziano qualcosa inizia a venire, qualcosa bisogna farla meglio, quindi è un bel banco di prova, con una squadra che ha delle qualità importanti, fisiche, tecniche, insomma da tutti i punti di vista. Appunto per qualche ragazzo è una bella opportunità e quindi anche per mettersi in mostra e per mandarmi dei segnali. Ma non solo per quelli che non giocano meno, anche per gli altri, perché poi dopo è sempre un continuo esame per tutti quanti. Un pochino questa abitudine che ha dei foglietti per dare le disposizioni, da che cosa nasce Ma i e foglietti che do ai giocatori è la prima volta quest'anno. Cioè, io ho i miei foglietti che scrivo durante, soprattutto il primo tempo, perché credo che sia importante usare al massimo la pausa dell'intervallo. quindi ci appunta le cose per dirle Sì, poi. perché un conto è, poi sono momenti dove anche tralasciarne una, secondo me è un peccato, e quindi vanno tutte quante. Eh sì, perché infatti il secondo tempo poi non segno più niente, perché poi dopo non è che devo, non lo faccio per me, lo faccio perché devo cercare di mantenere, di mandare più contenuti possibili nell'intervallo. Qua quest'anno abbiamo anche inserito dei foglietti qualche volta quando entrano i giocatori, perché marcando a zona
può capitare che le caratteristiche diverse di chi entra spostino anche delle posizioni nella zona. E allora chi entra già è preso dal fatto che è appena entrato. Se deve ricordarsi tu, almeno vede posizioni di chi va sulle palline attive, di solito mettiamo quello. Cioè mettiamo in palline attive per chi, se c'è qualcosa che cambia, ecco. Grazie. Beh. È una cosa che faceva già in precedenza? Allora, del primo tempo sì, l'ho sempre fatta. Della squadra no, perché quando, vabbè, dipende. Quest'anno ci sono caratteristiche molte, un po' diverse di chi entra, anche strutturali. Cioè nel senso, il fatto che Alberto esca o entri è un giocatore che nel panino attive ha un ruolo determinante. Se entra un giocatore tipo Han, devo cambiare per forza qualcosa, non può aprire il posto di... Ed è la prima volta che ci sono queste disparità così. Poi, quando marchi invece a uomo, come per esempio mi è capitato negli ultimi due anni, è più facile perché tu dai il riferimento, ne cambi massimo uno, però è più facile comunicarti ai ragazzi. E quindi è la prima volta sì, che usiamo questo sistema. Mi interessava capire il clima dopo il derby a freddo, insomma, diciamo, visto che è passato qualche giorno, quindi se fa lo stesso discorso fatto a caldo, insomma, se la squadra arriva a Udine, come? Ma allora, io ho detto, l'importante è il derby non è giocarli bene, ma non perderli, intanto. E perché come si era messa, per mille motivi, sono stati bravi i ragazzi ad avere una grande reazione e rimanere in partita, perché anche qua una delle cose che ci siamo sempre detti, se rimani in partita al 90esimo può capitare di tutto. Logico che se sei sotto di 2-3 gol fai fatica, anche se segni un gol non cambia niente. E da questo punto di vista sono stati bravi. Poi nell'interpretazione della gara dobbiamo migliorare, perché faccio un esempio, una delle variabili secondo me più importanti della gara è stato il terreno di gioco. Con quel terreno non puoi fare quello che fai di solito, perché non ti viene, perché scivoli, perché ti mancano i punti d'appoggio. E quindi devi interpretarla in maniera un pochino diversa, come un pochino abbiamo fatto nel secondo tempo, dove abbiamo alzato il baricentro di 20-30 metri, e dove una partita dove tutte e due le squadre hanno creato molto, molto poco, però hai mantenuto un certo predominio territoriale, che ti ha portato poi a avere quei cross finali che hanno creato la situazione del pareggio. È un altro step in avanti dal punto di vista caratteriale. Dobbiamo essere più bravi a interpretare le gare, perché appunto se il campo è un campo pesante, se c'è il vento che, non so, che tira fortissimo, non è la stessa gara se è una gara normale. Noi su queste cose un pochino siamo ancora istintivi, invece dobbiamo essere più bravi in queste letture qua. Poi appunto l'atteggiamento dei ragazzi mi piace, continua a piacermi. Vedo che anche loro sono convinti, anche dal punto di vista dell'intensità, il fatto che tu in ogni caso nelle ultime partite stai anche subendo poco, perché al di là del rigore ti riporta pochi, col Carpi ti riporta zero, anche col Venezia pochi tiri in porta hai subito. Poi dopo è logico che per le qualità che abbiamo dobbiamo migliorare negli sviluppi, però là secondo me un po' di tempo serve. Dal punto di vista fisico a che percentuale stanno secondo le sue aspettative adesso? Secondo me stanno già abbastanza bene, credo che anche domenica in 10 gli ultimi minuti è dimostrato con campo pesante di star bene. Poi è logico che c'è qualcuno che sta meglio, c'è qualcuno che deve lavorare ancora un po', ci sono situazioni poi soggettive che vanno sviluppate, però di squadra mi piace anche l'intensità che abbiamo, è discretamente buona. Io invece mi collego alla domanda precedente. Non per farla un po' cadere il diavolo, però si è avuto la sensazione, cioè il primo tempo il derby è stato effettivamente ampiamente sotto i livelli di guardia, secondo me, nel senso che la Ternana, posto che come dice giustamente Ternana, una squadra che gioca calcio, ma il campo era difficile per tutte e due, cioè la squadra ha avuto la sensazione un po' di subire caratterialmente, dove è vero che nella ripresa è venuta fuori, ma è anche vero che probabilmente con una squadra diversa si rischiava di capportare una situazione del genere. Perché dico questo? Perché noi abbiamo una partita difficile contro l'Aspi, che abbiamo una squadra che Perugia, un tipo di squadra che Perugia in passato ha sempre sofferto, una squadra che probabilmente si chiuderà. Ecco, quello dove bisogna probabilmente anche crescere in certe situazioni, cioè nei primi tempi magari, cioè non sempre saranno le partite come contro il Carpi,
sinceramente non riesce a aggredire l'avversario, al di là del risultato, intendo dire. Si rischia dopo, no, perché la squadra non sempre è riuscita ad uscire, nonostante i suoi miglioramenti, non sempre è riuscita ad uscire dal baratro in queste situazioni. Questo dire. Quindi probabilmente da questo punto di vista non credo che ancora serva qualcosina. No, ma serve, da tutti i punti di vista serve ancora di più. Il derby è stato un po' strano perché i primi 10 minuti non siamo partiti male, secondo me siamo partiti anche meglio della Ternana. Poi dopo su una palla inattiva siamo andati un po' in ansia e da là ci siamo complicati la vita, perché a volte non è solo una questione di personalità, ma se tu sbagli le scelte la vita te la complichi da solo. Faccio un esempio: noi ci siamo messi a fare il giro di palla all'altezza della nostra area di rigore, con un campo che fa schifo. E così, se perdi palla, sei sempre entrato a metà campo. Inizia la prima giocata a 30 metri più avanti, e ne fa guerra a 30 metri più avanti, e poi dopo, anche per gli altri, è più complicato arrivare dalle nostre parti. Cioè, noi ci siamo complicati la palla con un giro palla, la vita con un giro palla macchinoso, con delle scelte, attaccando poco gli spazi che c'erano anche, attaccando poco a profondità, cose che poi nel secondo tempo si è tornato a fare. Allora là non è questione tante volte di personalità, ma di letture sbagliate, letture collettive, perché appunto, perché devo fare il giro palla terzino, centrale, terzino all'altezza della mia bandierina? Cioè, ne è più su. Di via il portiere e andiamo a fare guerra a 30 metri più su. Ma guerra è un termine per dire che con campo pesante devi spostare le seconde palle 30 metri più su. Quindi qua prima dicevo e continuo a dire, questa è una squadra che un pochino sta mettendo sempre più nozioni, però è un po' istintiva e su queste cose invece dovremmo fare delle letture sempre più avanti. Poi sono d'accordo che il lunedì ci aspetta una partita molto difficile, perché anche là c'è stato un cambio tecnico, perché anche là in ogni caso c'è una situazione molto particolare, con una piazza calda, con una partita che non è un derby ma poco ci manca, con una squadra che ha bisogno di far punti, quindi bisogna avere l'atteggiamento giusto. Adesso è una settimana particolare, perché non è una settimana classica. Abbiamo questa Coppa Italia e questa Coppa Italia, a prescindere da come andrà, deve portarci una crescita anche in queste letture. Ecco, una cosa positiva che molto ovviamente avranno gli stessi moduli, Ascoli e Udinese, molto ovviamente dico perché per tutti e due gli allenatori è la seconda partita della loro gestione e quindi può anche capitare sia che l'Udinese cambi e sia che l'Ascoli cambi, perché l'Ascoli, secondo me, la considero una seconda gestione, il fatto che sia rimasto